Secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, 270 milioni di persone nel mondo hanno fatto uso di droghe. In Italia la relazione 2020 al Parlamento del Dipartimento delle Politiche Antidroga sostiene che uno studente su tre ha provato almeno una sostanza psicoattiva illegale. Ecco alcuni dati sulle sostanze più usate. Al primo posto troviamo la cocaina, nel 2019 ne hanno fatto uso circa 900.000 persone, mentre sono oltre 2 milioni e mezzo gli italiani tra i 15 e i 64 anni ad averla provata nel corso della propria vita. Seconda in termini di spesa, ma leader in termini di diffusione, è la cannabis. Il 10% della popolazione ne ha fatto uso almeno una volta nel corso dell'ultimo anno, mentre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni riferisce di aver fatto uso di cannabis almeno una volta nella vita. Conquistano sempre più mercato anche le smart drugs, utilizzate da oltre 250.000 persone. Oltre all'ampia diffusione, lo sgomento è dato dall'estrema facilità di reperimento. Si possono trovare in strada e nei locali, ma anche il web risulta un hub importante del fitto giro di affari. Le sostanze che più frequentemente i consumatori riferiscono di poter procurarsi online sono gli allucinogeni, seguiti dagli oppiacei e dagli stimolanti. In questo giro di numeri però non dobbiamo dimenticare le storie di chi purtroppo con l'uso di sostanze ci ha rimesso la vita. Dalle certificazioni linguistiche alle attività extrascolastiche, sono tutte informazioni che da quest'anno studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno inserire nel curriculum dello studente, un documento in tre parti che entra in vigore con i prossimi esami di Stato 2020-2021 del secondo ciclo. Il documento può essere compilato in formato digitale attraverso la pagina web curriculumstudente.istruzione.it. Al termine dell'esame, il curriculum sarà allegato al diploma e messo a disposizione di studentesse e studenti all'interno della piattaforma. La Liga Santander si prepara a trasmettere la sua prima partita di campionato su Twitch. Qualunque sia il risultato del derby basco fra Real Sociedad e Athletic Bilbao, il match entrerà comunque nella storia come prima partita trasmessa in free streaming fra i massimi campionati d'Europa. La partita è in programma stasera alle 21, sarà visibile sul canale ufficiale della Liga Santander, su quello del portale Gol e sul profilo Twitch di Ibaiano, streamer da quasi 6 milioni di follower sul social Viola. Lei è una delle attrici del momento, lui rapper dal flow catartico. Matilda De Angelis e Knight sono una coppia da tempo, ma solo ora arrivano le prime conferme ufficiali. Qualche giorno fa l'attrice, reduce dalla partecipazione di successo al Festival di Sanremo e dalla fortunata serie con Nicole Kidman, The Undoing, ha dichiarato pubblicamente di essere fidanzata. Nel weekend di Pasqua è arrivata anche la prima foto ufficiale dei due. Come al solito è uno scatto su Instagram a parlare più di 1000 dichiarazioni. Mara Sattei debutta con il suo primo singolo ufficiale. Esce il 9 aprile su tutte le piattaforme digitali Scusa, già disponibile in pre-save. Nel brano Mara si lega ancora una volta al fratello Davide, meglio conosciuto come Da Supreme. È lui a produrre il pezzo dopo aver ospitato la sorella nel disco di debutto Le Basi e aver firmato con lei e Car Brave Spigoli. Scusa è stato anticipato dalle prime tre tracce della cantautrice, che oggi contano oltre 26 milioni di stream. Nuova registrazione 326, nuova registrazione 402 e nuova registrazione 527. Veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti da Da Supreme.